Siamo molto felici perché oggi abbiamo inaugurato la segnaletica monumentale, una segnaletica voluta dal bilancio partecipato, quindi da una condivisione con i cittadini e con l'attività. Era una delle cose che ci era stata chiesta fino dal momento della campagna elettorale, di dare la possibilità al turista di conoscere il nostro territorio nelle varie lingue, quindi saranno cartelli in italiano, in inglese e in tedesco. In particolare io oggi, in questa giornata di passeggiata, accompagnerò i turisti a vedere le chiese e gli oratori della parte bassa di Mozambano alla scoperta di piccoli segreti e di grandi novità artistiche. Sicuramente è una bella esperienza sia per noi che abbiamo collaborato alla realizzazione della giornata, sia per i turisti che potranno finalmente godere appieno di tutte le bellezze artistiche, naturalistiche e architettoniche di questo piccolo borgo che ha tanto da offrire. Un'iniziativa bellissima, molto importante, e la cosa che ci dà più piacere è vedere molta gente di Mozambano e non solo che finalmente viene alla riscoperta dei nostri monumenti. Oggi è anche la giornata in cui riapre l'InfoPoint, quindi è una giornata di festa in cui con tutte queste persone ci siamo divertiti a riscoprire e a scoprire Mozambano.